Allora, siamo qui con il presidente dell'Aeroservice, Ugo Calvosa, che rappresenta attraverso l'Aeroservice la Sorem, la SAM, la Italy Air e l'altra compagnia che è l'Air Columbia. Allora, vediamo un po' di andare passo passo. La Sorem, quest'anno la Sorem ha lavorato come antincendio, ecco, quali sono stati i risultati dell'antincendio da parte dei Canadair? Quest'anno è stato un anno non particolarmente virulento. Da un punto di vista dei fenomeni è stato un anno nella media, la flotta ha volato poco meno di 5.000 ore, anche se ci sono stati alcuni periodi di picco, ricorderanno tutti quel che è successo alla fine di luglio in Sardegna, dove in una settimana sono andati a fuoco oltre 46.000 ettari di territorio, e in quel periodo abbiamo volato con la flotta pieno regime, così come pure all'inizio di settembre, dove sulla dorsale tirrenica ci sono stati fenomeni di una certa intensità. Quest'anno la flotta è arrivata a contare 18 velivoli, un 19° è in consegna in questi giorni in Canada, per cui la prossima stagione la flotta del Dipartimento della Protezione Civile annovererà 19 velivoli impegnati nella lotta antincendio boschiva. Ecco, voi è da poco che siete stati i primi operatori con un velivolo Cessna Mustang sull'Europa. Ecco, che tipo di impiego nel futuro pensate di utilizzare queste macchine? C'è un grande interesse intorno a questi aeroplani che in termini di mobilità personale rappresentano una possibilità nuova rispetto al passato. Sostanzialmente l'obiettivo è quello di avvicinare una clientela che fino a ieri non si rivolgeva all'aviazione di affari, considerandolo un prodotto di nicchia, e conseguentemente di poter collegare tutti gli aeroporti minori d'Europa con questi piccoli velivoli a costi modesti. La risposta da parte del mercato c'è, abbiamo iniziato con la primavera scorsa, in questo momento abbiamo in flotta 5 velivoli che diventeranno 7 la prossima primavera, e auguriamoci che continui a crescere l'attività come sta facendo in questi mesi. In questo momento stiamo seguendo, come dire, la distribuzione classica della flotta in questi mercati, per cui Roma e Milano sono i due poli in cui abbiamo concentrato la nostra attività. Il progetto viceversa prevede uno sviluppo presso quegli scali oggi meno serviti dall'aviazione di linea, ma intorno ai quali gravita un tessuto economico interessante, ne cito alcuni: Parma, Brescia. E c'è da considerare poi che il vantaggio di questi aeroplani è che, avendo dei costi di gestione piuttosto modesti, il riposizionamento non è così oneroso come avviene con aeroplani di classe superiore. Ecco, Air Italy gestisce la flotta di Cessna, ma gestisce anche le AM80, i Dornier. Ecco, su questi tipi di macchine cosa state facendo? Con gli AM82 l'attività è oggi divisa tra leisure, dunque sostanzialmente attività charter, conseguentemente improntata a una certa stagionalità, e l'attività da capacity provider, dunque a supporto di altre compagnie che in momenti di picco, ovvero per manutenzione dei propri aeroplani, hanno bisogno di sostituire per un periodo i propri. I risultati di quest'anno sono stati assolutamente discreti, soprattutto se si considera un mercato molto difficile. Sapete meglio di noi che il comparto ha perso, mi pare, 11 miliardi di dollari negli ultimi 12 mesi. Ecco, dottor Calvosa, per concludere, la SAN è un altro settore che fate la manutenzione, alta manutenzione, sia su macchine Canadair ma anche su altri tipi di macchine, servite anche altre aziende, operatori e compagnie aeree. La SAN rappresenta una delle aree di maggior sviluppo per il gruppo. La domanda di servizi di attività manutentive è in crescita. Il fatto di essere collocati al centro del bacino del Mediterraneo sta offrendo opportunità anche verso paesi stranieri. E la SAN è nata con un'attività captive basata, l'unica azienda privata certificata per la manutenzione pesante dei velivoli Canadair, ha sviluppato le proprie attività certificandosi su velivoli tra i più diffusi come il Boeing 737, la famiglia Airbus, e noi siamo convinti che questa sia un'area all'interno della quale avremo le maggiori soddisfazioni. Anche l'attività di Air Columbia,
che è la città del gruppo che si occupa del training di piloti, assistenti di volo, ma direi anche e soprattutto di tecnici, ci sta dando grandi soddisfazioni. Non li stiamo formando soltanto per impiegarli all'interno delle nostre società, c'è una richiesta molto forte e un modo con cui si può dare ai giovani una professionalità che oggi è richiesta in tutto il mondo, visto che la licenza è una licenza EASA, dunque riconosciuta internazionalmente. La partnership con Lufthansa Technik ha dato un certo lustro a questa attività che ha un anno e mezzo circa da noi. I progetti di sviluppo sono molto ambiziosi, se ne riparliamo tra un annetto credo di potervi dare qualche ritorno interessante. Grazie.